scusi, professore, ma verso che ora inizierà il nostro gioco? Non ti distrarre, Richard. Ho quasi finito. Ci sono novità? E con questi? Non potremo comunicare tra di noi. E perché? Ho regolato tutte le frequenze per parlare soltanto con il capo supremo. Oh. Bradley, le tue capacità mi sorprendono. Ma non ti basteranno per vincere. Fino ad ora non ho mai perso. Ma stasera non si gioca con il computer. Appunto, la mia intelligenza non ha limiti. Guarda, ho inserito le parole d'ordine e gli enigmi nel programma. Al quarto piano, l'aula magna sarà la grande caverna. Le altre classi per le armi segrete, le chiavi e i cristalli della conoscenza. E poi... sorpresa! Avevi ragione tu. Il laboratorio elettronico si è rivelato una miniera da saccheggiare. Un emittente e un ricevente. E quell'omino lì chi è? Presi. L'ho messo di nascosto in tasca un emittente. Ho sistemato un ricettore ad ogni piano. E se tutti i cavalieri porteranno un emittente, allora il capo supremo potrà seguire i nostri percorsi col computer. Secondo me, il professor Soreson sarà quello che si divertirà più di tutti. Professor Soreson, ha eseguito un intervento straordinario. Lasci che mi congratuli con lei. Di che cosa hai bisogno, Richard? Oh, ci terrei moltissimo a partecipare al gioco che ho organizzato stasera, perché credo che potrei mettere in luce le mie facoltà intellettive. Certo, sicuramente. Ma è Sam che ha messo a punto il gioco. Chiedi a lui il permesso. Scusa se ti disturbo, ma se per caso avessi finito di fare pubbliche relazioni, avrei bisogno del tuo aiuto. Sugli appunti che avete preso, domani faremo lezione. Ma no, devi credermi, non è così, è per la scienza. Purtroppo le scoperte di laboratorio e tutti i nuovi farmaci, prima di poterli utilizzare, devono essere sempre sperimentati. È inutile che tenti di convincermi, tanto resterò sempre contraria. Ma è il mio lavoro. Sì, lo so, ma come ho fatto a innamorarmi di te? Perché io sono buono come un angelo. No, perché... Fermo! L'ho addestrato per mia difesa personale. È l'unico che mi vuole un po' di bene, bravo piccolo. Non ti vergognare, Richard, rispondi. Ma non me lo ricordo, per favore. Fai uno sforzo di memoria, dimmi quante sono. Ok, d'accordo, tre. No, ne ha due. Non ci sei stato con lei. Senti, Gary, quelle due stupide farfalle tatuate sul suo culo, io non le ho nemmeno viste, avevo altro da fare. Questa è la prova che i tuoi orizzonti sono sempre troppo limitati. Credetemi, quelle due farfalle sembrava che volassero. Sam, sono una signora. Oh, pardon, no, pardon. Va bene. Chi avete torturato oggi? Come si chiama? Shakma. Shakma? Che tipo di intervento? Eccezionale, gli abbiamo iniettato corticotropina nel cervello. Che orrore. No, è un esperimento molto interessante. Si studia una variazione stimolante di corticotropina. Stimolante? Normalmente dovrebbe aumentare l'aggressività, ma si può anche avere l'effetto contrario. E perché lo provate proprio su una scimmia? Un babuino. Perché sono gli animali più aggressivi. A parte l'uomo, naturalmente. Hai finito la tua conferenza? Tipico esempio di aggressività latente causato da gelosia. Esatto. Dov'è il professor Soreson? Professore! Professor Soreson! Fate qualcosa! Basta per le iniezioni! Sam! Sam! Cosa avete fatto? Com'è possibile? Niente, stavamo chiacchierando. Lui si è svegliato, era come impazzito. Avanti, stacca quell'allarme. Ho dovuto farlo. Con che sostanza lo hai calmato? Con 20 mg di fenotiazina. Ma adesso fagliene 200. Ma questa dose lo ucciderà. Shakma può diventare pericoloso. Potremmo tentare di salvarlo. Sam! Dispiace tanto anche a me. Anni e anni di studio, di ricerche, di speranze, andate! No, non è possibile. Non si può salvare, è rischioso. Vai a disinfettarti il braccio. Tutta l'uva della mia vigna
E tutto il grano del mio campo sono lì per te. Scusa, ma mi distrae. Certo, tesoro. Vado, ma tu promettimi di non sparire come se fossi un bel sogno. In 6 ore avevo studiato 4 righe. Allora, dimmi, ti sono mancato? Perché dovete uccidere Shakma? Perché ormai l'esito dell'intervento è compromesso. La sua aggressività ormai è incontrollabile. Per colpa di quell'iniezione? Eh già, purtroppo. Ah, per il gioco di stasera, come rimaniamo d'accordo? Verso le 11 avremo finito, no? Ho un appuntamento, capisci? Strano il tuo interessamento. Perché Sorison ritiene che la mia presenza possa incentivare l'uso delle vostre facoltà mentali. Sicuramente, ma il gioco è già organizzato, siamo al completo. Ah, forse potresti... Tracy, se interpretasse... Ho capito, vorresti che interpretasse Nemesis. Nemesis? È un orrendo demonio ripugnante. Saresti perfetto, Richard. Ed è specializzato in cosa? Nel creare ostacoli ai prodi cavalieri impegnati nella conquista della malefica torre che imprigiona la bella principessa. Ok. E in più aiuterai Sorison ad organizzare il tutto. Sfruttatore. Mi dispiace. Vuoi che lo faccia io? No, figurati. A volte purtroppo, per favorire la ricerca si deve sacrificare qualche animale. Ti ci eri affezionato troppo. Lo so. Ma era quasi addomesticato. Ma forse è meglio morire che passare la vita chiuso in una gabbia. Lascialo a me adesso, lo porto di là io. Poverino, si è commosso. Causa del decesso? L'uomo. Richard, cosa stai facendo? È morto. Stavo per cremarlo, me lo ha detto lei. Davvero? Ma ne sei sicuro? Certo, professore, è al laboratorio. Già, ma devo fare l'autopsia. Se può essere utile. Certo, devo analizzare l'accaduto. Dobbiamo capire. Ma che giorno è? Venerdì. Accidenti. Non importa, verrò comunque io domani. Dove mi porti stasera? Purtroppo Sorison ha bisogno di me. Richard. Ti prego, cerca di capire. Questa è un'occasione d'oro. Posso essergli utile. Ma tu mi avevi promesso... Però non sarò impegnato tutta la sera. E sul tardi potremmo sperimentare insieme
Quei rituali primitivi, in particolare quelli dell'accoppiamento. Temo che tu passi troppo tempo con le scimmie. Ma senti, sei gelosa. Ciao, Kim, come stai? Molto bene, grazie. Hai visto per caso mio fratello? Sì, è qui in giro. Ti stai preparando per il gioco di stasera? Sì, e tu sarai la principessa. Sono così emozionata. Che dici, ci riuscirò? Figurati, non è difficile. È la prima volta che ci gioco e non ho esperienza. Sono certo che sarai bravissima. Grazie per aver pensato a me. Spero più che altro di farti divertire. Allora io dovrò soltanto aspettare al settimo piano. Esatto, la principessa attende il valoroso cavaliere che riesce a liberarla. Spero tanto che tu possa essere il primo tra tutti i cavalieri. Attenzione ragazzi, fine dell'esercizio pratico, è scaduto il tempo. Ecco, questa è la preparazione del gioco di stasera. E questa è un'incantevole signorina che dice di avere dei rapporti di parentela con te. Ma è un regolamento complicatissimo. No, è già tutto nel computer. Devi solo preparare tutte le stanze nei piani come è indicato e poi assistere il professor Sorison. Ma è un gioco. E questo è il tuo impegno di stasera? Ma Richard farà Nemesis. Nemesis? È il nostro più terribile nemico. O la dea greca della vendetta. Sorprendente. Ti divertirai molto, ne sono sicuro. E dai, sarò occupato solo per 2 o 3 ore. Non ci contare. L'ultima volta, alle 6 di mattina eravamo ancora qui e stavamo solo simulando il gioco. Pensa, eravamo seduti intorno a un tavolino. Magnifico. Bene, in bocca al lupo a tutti. No, aspetta, Laura. Ti sei divertito abbastanza? Non è solo che l'inizio, tesoro. Appuntamento in sala d'aspetto alle 7:30. Dai, vieni qui. Oddio, che tenero. Siamo pronti. Tutto è organizzato alla perfezione. Richard è arrivato? Prendi, è tutto tuo. Fresca. Tra tutti i re io voglio il re di cuori. Ce l'ho già io. Professore, tutto il nostro edificio è deserto. Oh, magnifico! Io sono perfettamente collegato con tutti i piani dell'edificio e non aspetto altro che Richard. Perché si occupi velocemente di tutta l'illuminazione. E perché disponga gli enigmi nelle stanze prescelte. Passo. Sono sicuro che sarà qui a minuti. Passo. Se si ricorda la strada. Passo è chiuso. Molto spiritoso. Ma ragazzi, dovremmo essere qui per divertirci, se non sbaglio. Ho portato questa per Richard. Sarà obbligato ad averla in testa per la durata del gioco. Così imparerà a voler a tutti i costi mettersi a giocare con gli adulti. Giusto. E se il caro Richard dovesse rifiutarsi, lo costringeremmo a camminare a 4 zampe. Che ne dite se mettessimo una bella posta in denaro? Scommettiamo un biglietto da 100? Puntiamo 5 biglietti da 100 e accetto la scommessa. Cosa? No, è troppo, non ci sto. Perché? Hai paura di perdere? Oh, non ti piace rischiare? Ma praticamente è mezzo stipendio. Va bene, vuoi sfidarmi? D'accordo, ci sto. Allora, qua la mano. Ok. Gary? È fatta. Non so perché, ma già sento che non avrei dovuto. Thank you.
scusa, ma gli altri dove sono? Sono dentro, all'ultimo piano. Non devono vedere cosa succede nell'istituto. E mentre tu giochi con i tuoi compagnetti, io cosa faccio? Laura, smettila, ti prego. Torna a prendermi tra 3 ore. Nient'altro, vai, vai. Ehi, tesoro, sono solo 3 ore. Noi poveri neri abbiamo un istinto molto più sviluppato. E noi poveri bianchi siamo molto più intelligenti. Vedremo. Credo di averti detto alle 7:30. Sì, ma avevo un problema personale, molto personale. Ah, certo, Richard, me lo immagino sicuramente. Spero che non sia per me. No, certo, è per Nemesis. Si deve fare una netta distinzione tra i buoni e i cattivi. Mi sembra tutto una tale cretinata. Perché? Professore, Richard è arrivato, glielo mando subito. Passo e chiudo. Ma Richard, hai dimenticato acceso il quinto piano? Ma non si può lasciare spento, ci sono tutti i nostri laboratori. Ma no, così sarà troppo facile. Ti prego, segui le istruzioni. Il laboratorio di ottica sarà una caverna. Il buio è necessario. Il laboratorio sì, di però biologia... in quel piano ci sono materiali e tecnologie molto sofisticate. Dovremmo farci un po' di attenzione. L'istituto è chiuso ermeticamente e i ragazzi meritano il massimo della certo, fiducia. Certo, non volevo dire questo, però mi sembra un Richard, po'... Richard! Vuoi finire il tuo lavoro? Certo, professore, come desidera. Anzi, mi scusi. È tutto pronto. Le porte sono chiuse a chiave. Nessuno uscirà senza aver liberato la principessa ed aver sconfitto il demone. Distribuisco le pergamene. Ah, grazie. Ogni omino del computer ha il nome di un personaggio vissuto in epoca cavalleresca. E voi dovrete indovinare quale personaggio siete. Oh, bella idea. Allora, scenderete al secondo piano non appena sarete pronti. Oh, le vostre posizioni di partenza sono nelle pergamene. Stabilirò il contatto tra qualche minuto. Les jeux sont faits, rien va plus. Sarà divertente. Lo spero. Sorison ti ha dato la parola d'ordine? Sì. Allora stai attenta. Non uscire finché il prode cavaliere non avrà declamato la parola d'ordine. Sì, lo so. La bella principessa con il cuore trepidante attende la sua liberazione. Ti ho fatto una piccola sorpresa. Una sorpresa? Già. Vedrai. In bocca al lupo. Grazie. Il capo supremo Assam, sono qui nel mio ufficio. Mi
confermi l'inizio del gioco, passo? Qui Sam, inizio confermato. Sono nella stanza 208, ho trovato un amuleto e un enigma. Chiedo una chiave per proseguire nella stanza 210, passo. La tua richiesta è esaudita. Hai 4 chiavi a disposizione, passo. Capo Supremo Atresi. Com'è il tuo percorso? Passo. È cominciato ottimamente. Ho appena scoperto il primo enigma e 2 chiavi. Vorrei provarne una nella stanza 211, passo. Oh, procedi pure, io prendo appunti. Buona fortuna, chiudo. A te giocare, mago del mio cuore. Sei un particolare cacciatore. Di Frodo? Esatto. Prendi possesso e continua. Professore, qui Gary. Sì, sono in ascolto. Ma che cretino. Proprio un imbecille. Un momento, aspetti, credo di aver capito. Certo, era così semplice. Enigma risolto, professore. La sfida continua. Capo Supremo? Sono Bradley, passo. Sì, io ti sento, dimmi pure, passo. Vorrei una chiave per la stanza 414. Ricevuto. Solo un secondo, passo. Concesso. Hai la chiave, puoi entrare. Non ti restano che 2 chiavi disponibili, passo. I miei omaggi. Passo e chiudo. Coraggio, stai per affrontare Nemesis. Capo Supremo, qui è ancora Bradley. Come previsto, ho trovato l'altro enigma che mi mancava. Le chiedo la penultima chiave. Passo. Ricevuto. Buona fortuna. Passo e chiudo. Richard, ci sei? Sono in ascolto, Capo Supremo. Passo. Dove ti trovi in questo momento? Sono nella stanza 414. Doveva essere questa la mia posizione, credo. Bradley è appena entrato in quella stanza. Come mai? Penso di essermi addormentato. Mi dispiace. Passo. Richard, qui non stiamo giocando. Cioè, sì, stiamo giocando. Comunque esigo da te il massimo impegno. Se mi promuovi all'esame. Ecco l'altro enigma. Sta diventando tutto troppo facile. Principessa, sto arrivando. Sono al quinto piano. A questo punto chiederei il permesso di... No, un momento, aspetti. Credo di aver sentito Nemesis. Vado a sconfiggere il demone del male. Bradley, dove hai detto che ti trovi adesso? Sono dentro il laboratorio. Penso che Nemesis sia nella stanza accanto. Io sarò il primo cavaliere che riuscirà a liberare la principessa. Credo che dovrà congratularsi con me.
Battiti, fellone, e implora la grazia! Oddio. Bradley, ci sei? Capo supremo a Bradley, rispondi. Ma... La mia è quella di Gary, non c'è più nessun altro a questo piano. Devo sbrigarmi. Richard... Rispondi. Per quanto andrà avanti questa cretinata? Sono in ascolto, capo supremo. Sono io, Richard. Passo. Dimmi dove ti trovi adesso. È proprio un caso di demenza senile. Sono sempre nella stanza 414. Passo. Visto che non sei riuscito a fermare Bradley, credo sia meglio cambiare stanza. Vai nella stanza 524. Prima, però, cerca di contattare Bradley. È al quinto piano. La sua emittente e il suo walkie-talkie non funzionano. Credo che sia un problema di pile. Passo. Mi muovo immediatamente. Che vecchio rompiscatole. Molto bene. Contattami appena arrivato. Fine della comunicazione. Questo ragazzo ha la spina dorsale di un pesce lesso. Viene da te. Ascoltami, non sta facendo Nemesis. Viene solo a vedere il tuo walkie-talkie. Passo. Thank you.
Richard, hai visto Bradley? Rispondi. Richard, e insomma, dove sei? Rispondi! Qui Sam al capo supremo, passo. Sì, sono qui. Parla, Sam. Ti ascolto. Secondo me un enigma è nella stanza 408. Vorrei entrare. Dunque, ricevuto, va bene. Non ti resta che una sola chiave. Passo e chiudo. Io ho un cristallo della conoscenza. E tu che cos'hai? Io avrei una bella idea. Non scherzare, io gioco per la scommessa. Devo pagarci una rata dell'automobile. Ah, allora sei una vera opportunista. Ma tu non hai scoperto niente. No, ho avuto dei problemi di concentrazione. Appunto, non ti distrarre. Capo Supremo, qui Tracy. Sono con Sam. Questo prode cavaliere sta tentando di depistare gli avversari. Attenta, non fidarti. Io vado al quinto piano a cercare Richard. Perché? Ci sono dei problemi? No, non credo, ma temo solo che Richard stia giocando a un gioco completamente diverso dal nostro. Ha bisogno del nostro aiuto? Passo. No, non importa. Scendo al quinto piano. Fine della comunicazione. Ehi, resta qui, ma dove vai? Dove te ne vuoi andare? Sam, per favore. Perché? Lasciami, dai, non ora, perché credo che Bradley allora, stia per vincere. Allora, raccogli le tue energie. Sam, mi fai diventare debole. Sei la mia bambina. E io sono il gigante. Sei il gigante? Sì. Ma io pensavo che tu fossi... Ho capito, ecco l'errore. Tu il gigante e io l'elfo. Lo sai, vero, che normalmente le caverne sono molto buie? Sam. Che c'è? Ma così stai tradendo l'amore della tua bella principessa. Sam, mio adorato, sono io la tua principessa. Vieni a liberarmi. Richard.
Dai, dai, su, su! Cos'è stato? Shakma. Ma non l'avevi ucciso con l'iniezione? Credevo di sì, però... Perché non funziona? Qualcosa blocca la porta. Sta zitta. Professore? Qui Gary. Professor Sorison, risponda. Professor Sorison, mi riceve. Vorrei un'autorizzazione d'accesso per dirigermi al quarto piano, grazie. Scommetto proprio che mi stanno boicottando. Credo che dovremmo avvertire gli altri. Prima fammi vedere. Allora, io vado. Se non torno fra due minuti, chiama il servizio di sicurezza. D'accordo. Stai attento, mi raccomando. Sì. Professor. Purtroppo credo che questo affare non funzioni, ma se qualcuno mi sta ascoltando, io sto andando al quarto piano. Passo e chiudo. L'ascensore non funziona, il walkie-talkie nemmeno. Chi c'è? Nessuno mi ruberà i miei enigmi. Sam! Sam! Ci sono dei rumori giù per le scale. Shh. Shakma, sono io. Shakma, sta calmo. Sta calmo. Apri la porta. Apri! Non si apre! Forza! Ma perché fa così? Non lo so, è pazzo. Per me doveva essere morto.
visto qualcuno nel corridoio. No. Però c'era sangue, sangue dappertutto. Mio Dio. Dobbiamo mio trovare Dio, un telefono. Le porte non riesce a sfondarle, sì, vero? Sì, invece, ma queste sono troppo robuste per lui, almeno spero. Prova ad aprirla. È chiusa. Fammi provare quella. Non si apre. Anche questa. Non è possibile. Che facciamo? Tutti i telefoni sono dentro questi uffici. Spostati. Sam, sono porte blindate. Dobbiamo avvertire gli altri, forse ci sono dei feriti. Cristo, Gary l'ha disinnescato oggi pomeriggio. Vediamo negli altri piani se c'è qualche altro telefono. No, non c'è tempo, non c'è tempo. Dobbiamo aiutare i feriti e soprattutto cercare di distrarre Shakma. Ho un'idea. Proviamo ad accecarlo con questo stroboscopio. Dici che funziona? È quello che volevi, una cosa per distrarre Shakma. Ok, come funziona allora? Perché? Io vengo con te. No, vai a cercare gli altri. Voglio prima rendermi conto di cosa è successo e smettere di darmi ordini. Tu che non sei nemmeno capace di trovare un telefono. Non ci pensare adesso. Puoi tenere la porta. Ce la fai a tenerla. Tieni la porta. Era Richard. Sam! Fai presto! Corri! Vieni! Thank you.
Era Richard nel laboratorio. Hai detto che la sua mano si è mossa? Credo di sì, però non sono sicura. La luce del flash, non lo so. Tracy, tu devi distrarre quella bestia. Devi fare da esca. Fare da esca. Shakma!
Nemesi! Sam è qui! Sam! Sono qui dentro! Chakma! Guarda me! Chakma, vieni qua, Chakma! Forza, vieni! Chakma, Chakma! Lascia stare, fermati! Ferma! Basta! Lasciala stare! Ora basta, fermati! Smettila, Chakma! Guardami, guarda me! Non la toccare, basta! Vieni da me! Corri di qua, Chakma! Uscire di qui. Che stai facendo? Cerco di trovare le chiavi. Hai visto Richard? Maledette chiavi. Ma dove saranno? Sam! È morto! Richard è morto! Chi di noi due sarà il prossimo? Dove vai adesso? Nel seminterrato a vedere se c'è una porta aperta. Siamo come due topi in trappola, non è vero? Smettila! Io ti porterò fuori di qui! E poi tutti gli altri che fine avranno fatto? Non lo so, ma io li troverò! E finiscila di fare l'isterica, non serve a niente mettersi a litigare, usa la testa! Sam! Io salgo al sesto piano. Vado a cercare Bradley. L'ultima volta che ho visto Gary era al terzo piano. Comincerò da lì. Se per caso trovi un ufficio aperto con il telefono, chiama la polizia. Sa. Fai attenzione. Il pericolo è solo al quinto piano. Fai attenzione lo stesso. Gary! Dai, Gary, non ti nascondere, sei in grave pericolo, non si gioca più! Ti giuro che non sto scherzando, forza, vieni fuori! Gary!
Mi risponda. Questa è l'ultima volta che provo a contattarla. Professor Soreson, sono qui in attesa. Niente. Sto andando al quinto piano, chiudo. Gary! 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 Del sangue. Sì, sì, finalmente la sento, professore. Io vado al quinto piano, il mio personaggio è Merlino. Gary, dove sei in questo momento? Rispondimi. Tracy, cosa fai sulla mia frequenza? Passo. Gary, ascoltami. Sali le scale fino al sesto piano. Non ti muovere da lì e soprattutto non andare al quinto piano, capito? Ma che tipo di gioco stai giocando, Tracy? Che fine ha fatto Soreson? Gary, dove sei in questo momento? Rispondi. Sono nell'ascensore che mi sta portando al sesto piano. Contenta? Spero che non sia uno dei tuoi soliti stupidi scherzi, tesoro. Gary, ti prego! Esci dall'ascensore! Faresti qualunque cosa per quei 5 bigliettoni.
Kim! Kimberly, devi uscire adesso! Sono Sam! Kim! Credimi, non si gioca più! Kim, esci! Kim! Vieni fuori, ti prego! Kim! Kim! Il gioco è finito! Speriamo che mi senta. Ma scusa, che succede? Dove ti eri nascosta? Ho gridato fino adesso. Tu non avevi detto la parola d'ordine. Sam, sei sporco di sangue. Ti devo spiegare, vieni. Non ti piace come sono vestita? No, no, grazie signora. Avevo pensato che fosse tornato a casa. Non importa, grazie. Certo, Richard starà lavorando ancora. Stia tranquilla. Arrivederci, grazie. Lavorando. Hai avvertito, Richard? Tuo fratello era al quinto piano. E se è stato aggredito anche lui, forse può essere ferito. Ti prego, Sam. Kim, è troppo pericoloso scendere, non possiamo rischiare. Dobbiamo uscire da qui e chiedere soccorsi. Hai visto un telefono? No, non l'ho trovato. Andiamo a cercare gli altri. Sam, aspetta un attimo. Possono esserci utili. Sì, brava. Sam, ascolta. Giù c'è l'automobile di Laura. Laura! Non mi ha sentita. No, è impossibile. Proviamo insieme. Uno, due, tre. Laura! Laura! Non è possibile. Proviamo a gettare qualcosa dalle persiane. Sì, qualcosa per colpire la macchina. Ecco, sì. D'accordo. Vado a vedere nella sala d'aspetto. Brava, intanto io vado giù a cercare Tracy.
Dove? Vicino alla toilette, laggiù. Risali e aspettami su. Che cosa vuoi fare? Vado lì dentro. Cosa fai? Allora vengo anch'io. No. Sì, avrai bisogno invece di invece voglio che vai di sopra e non ti muovi. No, io voglio restare. Basta, tu devi fare solo quello che ti dico, vai. Sam, io voglio restare con te. Non mi lasciare. Ti prego, fammi rimanere. Laura ti ha vista? No. Mi aiuterai moltissimo se andrai di sopra e avvertirai Laura. Credimi. Va bene? Sì. Vai di sopra. Va bene. Però sta attento. Ok. Voglio sentirti chiudere la porta delle scale. Bonus armi, la sorpresa è dentro il canapè. Delle armi. Forse. Proverò con queste. Forza!
andare. No! Laura! Bravi, continuate a giocare. Laura! Kim, ho trovato le chiavi di Soreson. Si può uscire. Andata a cercare Richard. No!
Quell'iniezione maledetta! No. Vieni tu a cercarmi. Vieni qui, piccolo, vieni. Vieni da me.
Il gioco è finito. Ah!